Garantire i diritti dei minori che arrivano da soli nel nostro paese e sottrarli allo sfruttamento della criminalità organizzata, difendere la legalità. Sono questi gli obiettivi della legge sui minori non accompagnati, già approvati dalla Camera in discussione in questi giorni in Senato. La legge è stata presentata ad Arezzo alla Casa delle Culture venerdì pomeriggio. È una legge importante che si prefigge lo scopo fondamentale di dare un sistema nazionale unico per quanto riguarda l'accoglienza dei minori, un sistema che toglie le risorse. Diciamo così, che fino ad oggi erano in carico ai comuni perché entra nello SPRAR, quindi un sistema già organizzato con risorse nazionali. Naturalmente prevede necessità di avere entro 30 giorni da quando sbarcano il riconoscimento dell'identità e della minorità e poi essere inserito in un percorso di accoglienza nelle comunità a seconda di quelle che sono le loro problematiche. Soprattutto il tema della legge è quello di mettere in sicurezza questi ragazzi, perché sappiamo che purtroppo ogni anno scompaiono migliaia di questi ragazzi, molti dei quali scappano anche per poter, come dire, rientrare in rapporto con quelli che sono i familiari, magari in altre parti dell'Europa, ma una parte sostanziale enorme finisce nel giro della criminalità, vale a dire va alimentare il giro della prostituzione minorile, della racket per il lavoro minorile, ma anche per il commercio degli organi. Nel 2016 i minori non accompagnati arrivati in Italia attraverso gli sbarchi sono stati più del doppio di quelli dell'anno precedente, quindi oltre 26.000, che corrisponde a circa il 15% del totale degli arrivi via mare nel territorio italiano. Quindi sono stati comunque un numero, diciamo, molto elevato rispetto al passato, che ha messo fortemente in crisi un po' tutto il sistema nazionale di accoglienza, al quale questa legge darebbe un notevole impulso e miglioramento.